Vado ormai in giro, la prima volta a Strasburgo, la seconda volta giù verso la chiesa, diciamo, ricevuto da vari vescovi, cardinali, giù in Sicilia a tornare fino a Roma. E questa è la terza che vado a Bruxelles, dove mi riceveranno vari europarlamentari. I problemi sono i diritti dei minori, che non vengono in una maniera più assoluta tenuti in considerazione. E la legge 54 appunto sulla bigenitorialità nasce per il minore, non nasce per l'adulto, cioè il diritto del minore ad avere entrambi i genitori comunque vadano le cose. Il bambino che non viene ascoltato nei tribunali e tante altre cose, le case famiglia, cioè una serie di cose che già abbiamo discusso varie volte. Sono stato ricevuto in Senato, in Parlamento, presso il Palazzo di Grazia e Giustizia a Roma. Qualcosa stiamo facendo, qualcosa si è fatto, abbiamo presentato due DDL. Insomma, io continuo e continuerò fino a quando, insomma, qualcosa in realtà di concreto non viene fuori. Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, oggi aspetta Borromeo, un genitore, un padre italiano che si sta sacrificando per la battaglia sui figli. Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, da sempre schierata con le famiglie a tutela dei figli. La sua esperienza è un'esperienza molto toccante, come ci sono tante esperienze su queste purtroppo tematiche dove la famiglia si rompe. E allora chiediamo e chiede con questa sua marcia fino a Bruxelles che ci sia l'attenzione su questa legge, affinché la famiglia, anche se si rompe, però possa mantenere una certa solidità per la prole.